Buonasera a tutti, eccoci qui, siamo in diretta al GAG, siamo per cominciare il nostro allenamento su gambe, addome e glutei. Quindi prepariamo il tappetino e le cavigliere se vogliamo utilizzarle durante il nostro lavoro, oppure ovviamente potete anche non utilizzarle se non le possedete, oppure se pensate insomma che vada bene anche senza. Fra un minuto cominciamo, eh. Vado un attimo a fare una cosa. Ok, perfetto. Allora, mi pare di vedere Rosanna, giusto? Mi pare di vedere Rosanna. Ciao Ro. Allora, intanto posizionatevi nella vostra sala fitness. Le cavigliere le metteremo dopo, ovviamente dopo il riscaldamento. Vado ad alzare un pochino la musica. Ok. Andiamo ad attivare il nostro timer e cominciamo. Buon allenamento a tutti. Via. Allora, andiamo sul tappetino, piedi sotto le anche, ginocchia morbide, pancia dentro e spalle basse. Da qui respiriamo. Prendiamo aria e mandiamo l'aria fuori. Vai, due. Vai, tre. Vai, quattro. E l'ultimo, e andiamo con le spalle indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai con le braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai in flessione laterale, distendi il braccio, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai, spalle avanti adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, braccia avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimani qui con le braccia, rotazione del busto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, andiamo. Mani a fianchi, bacino avanti e indietro, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai, circonvoluzione a destra, disegna dei cerchi a terra, sciogli bene il bacino, vai, e dall'altra parte 5, 4, 3, 2, 1, divarica le gambe e vai a riscaldarle. Tallone al gluteo. Vai. Piega bene la gamba sulla coscia e continua su, su. Vai, ancora 8 tempi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ginocchio su, vai, tocca, 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 su, 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 vai, ancora 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, gamba laterale, vai in abduzione, su, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gamba dietro, vai, spingi anche le braccia indietro, sono degli slanci con la gamba distesa, vai. Vai ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, divarica e vai giù a toccare a terra, rimani, allunga bene le gambe, 4, 3, 2, 1, tocca la caviglia, la gamba o il piede destro e rimani là. Cambio dall'altro lato. Ritorna al centro, chiudi i piedi e tocca le punte o a terra. Ok, ritorna su, vai a prendere la caviglia destra, poggiati anche al muro e prova ad andare indietro col ginocchio, allunga bene il quadricipite, così, eh. Cambio, vai dall'altra parte, uguale. Ok, siamo pronti. Mettiamo le cavigliere, vi do un po' di secondi per mettere le cavigliere. Le metto anche io. Allora, le cavigliere possono essere utilizzate sia per il circuito gambe glutei, sia per il circuito e addome, ok? Potete anche mantenerle dopo. Allora, andiamo a vedere il primo esercizio. Partiamo in piedi, attiviamo il timer che ci dà il tempo e andiamo in posizione dello squat. Lo conoscete, punte leggermente all'esterno. Da qui che cosa facciamo? Portiamo le mani dietro la nuca, spingiamo indietro il bacino e poi andiamo a toccare il ginocchio con il gomito opposto e alterniamo, via, uno, vai giù, mantieni le spalle in apertura, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9, vai, fallo bene, 10, 11, 12 e l'ultimo, 13. Ok, adesso andiamo in a fondo. Quindi da qui gamba destra dietro, mani al petto così unite, vado in affondo e distendo la gamba avanti, via. Devo cercare, oltre che di scendere, insomma, più o meno,
A parte l'affondo, dobbiamo cercare di mantenere il calcio avanti, dobbiamo cercare di mantenere l'equilibrio, quindi la stabilità del nostro corpo. Vai, poi se riusciamo a fare un affondo completo o piccolino non mi interessa. L'importante è non perdere la stabilità del corpo. Quindi andate piano, controllate i movimenti e respirate. Fate l'ultimo, stop. Andiamo di nuovo con lo squat più rotazione del busto. Posizioniamoci intanto che recuperiamo. Mani dietro la nuca, squat e rotazione, via. Uno. Chiudi bene il gomito e ginocchio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, dai, ne abbiamo fatto qualcuno in più, e 15, andiamo a fondo, questa volta gamba sinistra dietro, come abbiamo fatto prima, mani aperto, vado giù, poi distendo la gamba e ritorno, tallone sempre in alto, via. 1, forza, 2, 3, guardate che io piego e poi distendo la gamba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e l'ultimo, 12. Andiamo adesso a terra, schiena a terra. Ok, mi metto così, magari mi vedete meglio. E andiamo con altri due esercizi da fare in questa posizione. Andiamo giù, piedi a terra. Da qui saliamo con il bacino, ok? E andiamo, mantenendo il bacino su, andiamo a sollevare una gamba per volta, però piegata. Vai, uno. Mantieni su il sedere, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non abbassiamo il bacino, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, respira, 15, 16, 17, stop. Secondo esercizio, sempre su il sedere, questa volta andiamo a dare un calcio in avanti e ritorniamo e cambiamo gamba. Ok, piedi a martello, sedere stretto, via. 1, mantieni la stessa altezza del bacino, 2, 3, 4, 5, controllo e precisione, 6, non mi interessa la velocità, 7, 8,
gamba è avanti, non in alto. 9, 10, piede a martello, 11, 12, 13, 14, 15, e l'ultimo, stop. Ok, ripetiamo questi due esercizi, quindi uno è con la gamba a 90 e l'altro con la gamba distesa. Andiamo su con il bacino e solleviamo la gamba piegata, via, destra, 1, sinistra, 2. In questo movimento devo mantenere la stabilità del bacino, vai, respira, porta il ginocchio verso il petto, piano piano, non c'è bisogno di correre, ma cercate di contrarre bene il gluteo della gamba, diciamo della coscia, che è in appoggio, e poi solleviamo l'altra, vai, vai, e stop, recupero. Andiamo con il secondo esercizio. Da qui su, distendo e ritorno, via, destra, sinistra, destra, sinistra, espira, destra, sinistra, destra, sinistra, forza, distendi bene la gamba e non scendere con il bacino, espira, vai, vai. Dopo questo esercizio andremo in posizione quadrupedica, vai, 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 piano, stop. Andiamo in posizione quadrupedica, respiriamo, ok, andiamo in questa posizione e andiamo a lavorare con la gamba destra. Il primo esercizio è questo, andremo su, distenderemo la gamba, ritorneremo con il tallone verso il gluteo e ritorneremo giù con la gamba a 90, ok? Prepariamoci, mani sotto le spalle, spalle rilassate, testa in linea con la schiena, via, 1, 2, 3, vai, distendi, ritorna e giù, distendi, ritorna, vai, forza. Anche questo cerca di controllare, di controllarlo bene. Fallo piano, anche perché hai soprattutto il carico delle gambiere, e cerca di spingere la gamba più in alto, ok? Il tallone deve andare in direzione del soffitto, vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recupera. E adesso da questa posizione faccio soltanto questo movimento, piego e distendo la gamba, ok? Rimanendo su, pronti, via, 1, 2, 3, 4, respira, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mantieni il gluteo stretto, vai, 15, 16, 17,
18, 19 e l'ultimo 20. Oh, recupera. Andiamo con il terzo esercizio, sempre per la gamba destra. Andremo su con la gamba 90, andremo ad incrociare la gamba dietro l'altra e poi ritorniamo a spingere con il tallone in alto. Via. 1. Piede a martello, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Stop. Recupera. E adesso vai con la gamba distesa a fare la stessa cosa, quindi incrocio dietro e distendo, cerca di spingere in alto, via, 1 e vado su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, incrocia e ritorna, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e l'ultimo 20. Ok, andiamo adesso a lavorare con la gamba sinistra esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi, primo esercizio, andiamo su, distendiamo la gamba, ritorniamo con il tallone indietro e giù con il ginocchio. Via, 1, stendo e ritorno, 2, piede sempre a martello, 3. Il nostro obiettivo è quello di salire con la gamba, 4, dobbiamo spingere su, 5, solo così si attiva bene il grande gluteo, 6, 7, benissimo, 8, 9, 10, 11 e l'ultimo 12. Ok, prossimo esercizio, dopo un attimo di recupero, andremo a piegare e distendere la gamba mantenendo l'altezza dell'anca, se non più su, ma non più giù, via, 1, 2, mantieni la contrazione del grande gluteo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, benissimo, ancora, 1, 2, 3, piega, distendi bene, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, dai che ci siamo, 21 e 22. Ok, recupera. Adesso andiamo con il terzo esercizio, quindi incrocio a gamba 90, piegata 90, incrocio dietro l'altra gamba e ritorno su, piede a martello. Via, incrocio e spingo su, 2, 3, fai il movimento completo senza fretta, 4, 5, scendi
poi spingi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ultimo esercizio, andiamo con la gamba distesa di incrociare dietro l'altra gamba e poi spingiamo verso l'alto. Mi raccomando, sollevate la gamba. Via, incrocio, 1 e spingo, 2 senza fretta, 3, 4, 5, respira, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e l'ultimo 18. Ok, perfetto. Allora andiamo a bere un po' d'acqua. Abbiamo concluso il circuito gambe glutei, inizieremo fra qualche secondo, quindi vi do 30 secondi per ritornare sul tappetino. Andiamo a vedere gli altri esercizi per l'addome, mantenete pure le cavigliere. Saluto Ilaria, ciao Ila. Abbasso un po' la musica così mi sentite un po' meglio quando vado giù. 30 secondi, Ok, ci sono, andiamo subito a terra e vediamo i primi esercizi. Allora, primo esercizio, piedi a terra, schiena a terra, mani dietro la nuca. Andremo a fare 3 molleggi in alto e poi ritorniamo giù, quindi in questa posizione. Gomiti aperti, mento in alto, 1, 2, 3 e ritorno senza mai rilassare l'addome, via, 1, 2, 3 e giù, 1, 2, 3, vai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cerchiamo di sentire bene la contrazione, vai verso l'alto, spingi in alto le spalle. Vai e stop. Andiamo adesso in torsione, quindi da questa posizione cosa facciamo? Andiamo a portare il gomito all'esterno del ginocchio opposto,
quindi non sul ginocchio ma all'esterno, poi cambiamo via, alterno destra, sinistra e ritorno sempre giù con i gomiti ogni volta, vai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ok, andiamo con il primo, quindi premo leggi in alto e ritorno giù, ok? Recuperiamo un pochino, pronti? Via! 1, 2, 3 e ritorno. 1, 2, 3 e giù. Tocco sempre a terra con la testa e i gomiti, fatelo completo. Vai, ognuno al proprio ritmo, premo leggi in alto e giù. Vai, respira. Vai. Che caldo. Stasera fa caldo, almeno in casa. Vai, ultimi. L'ultimo. E stop, andiamo adesso con le torsioni, mani dietro la nuca e alterno destra e sinistra. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fate bene anche questo, 7, sollevate la spalla. Vai, vai, ritorna sempre giù con tutti e due i gomiti e poi in alto. Vai, ultimi secondi, dai che ci siamo, forza, forza, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupera. Adesso andiamo con le gambe a 90 gradi e da qui vado a chiudere e ad aprire i gomiti, ok? I gomiti vanno verso le ginocchia, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Recupera, recupera bene, poi di nuovo con le gambe in alto in questa posizione, braccia a terra, andiamo a spingere il bacino oppure rotoliamo indietro e ritorniamo in posizione. Vai, facciamo questo più semplice, anche perché so che è un esercizio che alcune volte crea difficoltà. Quello che dovete pensare è che facciate, non so se l'avete mai fatta, una capovolta in indietro, quindi portiamo le ginocchia al petto e facciamo un rotolamento indietro, ok? Anche un piccolissimo
movimento va benissimo, l'importante è che andiamo a stimolare insomma questa muscolatura che sicuramente utilizziamo poco, questa parte bassa tra virgolette dell'addome. E stop, andiamo a rilassare le anche e poi di nuovo 90 gradi, mani dietro la nuca, chiudo e apro i gomiti portandoli alle ginocchia. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Recupero anche con le gambe e poi andiamo a fare il rotolamento, che è quindi spinte del bacino, gambe a 90 gradi e da qui braccio a terra e rotolo indietro e ritorno sempre con le gambe a 90 gradi, quindi non devo poggiare i piedi a terra ovviamente. Vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ok, recupera, adesso andiamo a vedere un altro esercizio. Andiamo con le gambe distese, mani dietro la nuca, salgo e scendo in crunch. Via, chiudi i piedi e vai su e giù, sali con le spalle, spingi verso l'alto, cerca di non chiudere i gomiti. Quando scendi mantieni sempre l'addome attivo, così che diciamo è più semplice poi risalire. Vai, 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 ancora, scendi e risali senza aspettare troppo, appena poggi i gomiti e risali con le spalle. Ok, deve essere un pochino più veloce rispetto agli altri. Stop, recupera, da qui andiamo sempre con le gambe distese, mani dietro la nuca oppure braccia in apertura, un po' più difficile, vado a toccare la punta e ritorno. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cerchiamo di arrivare su, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Stop, andiamo sempre con le gambe distese, mani dietro la nuca, crunch singolo, quindi salgo e scendo, ok? Pronti? Fatelo bene, via, 1, massimo della contrazione, 2, 3, non vi faccio lavorare
in velocità perché voglio che capiate bene, percepiate bene la contrazione muscolare. Ok, il nostro obiettivo è quello di sentire, di percepire e di controllare la contrazione muscolare. Grazie a questo lavoro poi sarà più efficace anche il lavoro in velocità, perché quando andiamo in velocità, se non sappiamo fare bene il movimento e non sappiamo soprattutto utilizzare quella zona, andiamo ad utilizzare il collo e quindi non abbiamo mai i nostri risultati. Stop, andiamo con le braccia in apertura oppure mani dietro le mani e tocchiamo una punta, una caviglia, una gamba per volta ad incrocio. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Perfetto, andiamo a vedere il nostro ultimo mini circuito. Allora, il prossimo esercizio, scusate, vado a vedere un attimo i minuti che mancano. Ok, il nostro prossimo esercizio è questo: gambe su, braccia dietro, la testa così distesa, oppure mani dietro la nuca, tocco le caviglie o le cavigliere e ritorno chiudendo bene il mento. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, spingi in alto, 6, 7, dobbiamo cercare di arrivare alle punte, 8, 9, 10, 11, anche qui non rilassate l'addome quando andate giù, mantenete il controllo, e l'ultimo, stop, recupera e poi vai con le gambe a 90, così, mani dietro la nuca sulle spalle e vado a toccare con una punta alla volta il tappetino, via, cerchiamo di mantenere però le spalle in alto, staccatele dal tappetino e fate questo movimento delle gambe controllato, poggio la punta e ritorno su, punta e alterno, vai, più vi allontanate con la punta in avanti, più ovviamente dovete cercare di attivare il vostro addome, quindi diventerà più difficile il lavoro, ma se sentite che avete abbastanza forza, fate, quindi portate il piede un pochino più lontano, non so se si vede, senza marcare la schiena, e stop, ok, recupera, ripetiamo questi due, abbiamo finito, andiamo su con le gambe e tocchiamo le caviglie, o mani dietro la nuca o braccia distese, pronti, via, 1, spingi in alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, e l'ultimo, stop, recupera e poi cambiamo un'altra, facciamo, eseguiamo l'ultimo esercizio, tocco della punta sul tappetino, spalle in alto, mani dietro la nuca, sulle spalle, mantieni la contrazione e via. 1, solo la punta del piede, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sulle spalle non mollate, 18, 19 e l'ultimo 20 e stop. Potete togliere le cavigliere, ci dedichiamo 5 minuti allo stretching, fondamentale anche perché se avete utilizzato le cavigliere, insomma la muscolatura ha bisogno di rilassarsi un attimino. Ok, intanto posizionatevi con le braccia e le gambe distese, io vado ad abbassare la musica, ok, respiriamo in maniera profonda e ritorniamo al nostro stato di riposo. Ok, andiamo a prendere tutte e due le ginocchia al petto e poi distendiamo subito le gambe in alto. Possiamo rimanere con le mani incrociate dietro le ginocchia oppure rilassare le braccia a terra se avete una buona elasticità. Rimaniamo qualche secondo in questa posizione con i talloni verso l'alto. Ok, adesso andiamo a appoggiare il piede sinistro, la gamba destra la accavalliamo sulla gamba sinistra, andiamo ad allungare un pochino l'anca, quindi abbracciamo la coscia sinistra e rilassiamoci a terra con le spalle, la testa, rilassiamoci e respiriamo. Ok, andiamo a cambiare gamba, accavalliamo la sinistra sulla destra, il ginocchio deve ovviamente rimanere in posizione laterale, andiamo ad abbracciare l'altra coscia e ritorniamo giù. Ok, da qui andiamo sul fianco destro, così. Portiamo la testa sul braccio, rilassata. La gamba che sta sotto, vicina alla pancia, prendiamo l'altra caviglia, apriamo il ginocchio indietro e dopo, soltanto dopo aver aperto il ginocchio indietro,
Portiamo il tallone verso il gluteo, quindi dobbiamo sentire una bella tensione al quadricipite. Ok, cambio lato, non vi do le spalle, voi potete anche girarvi dall'altra parte. Quindi gamba che sta sotto vicino alla pancia, prendo la caviglia, apro il ginocchio indietro e poi tiro il tallone al gluteo e respiro. Ok, piano piano ci alziamo, ci dirigiamo verso il divano, un mobile come questo, un tavolino, ci portiamo con le mani sul divano, sul tavolino, ok, e da qui pieghiamo un pochino le ginocchia e andiamo a schiacciare la schiena verso il basso mentre portiamo il sedere su. Rimaniamo così gli ultimi secondi, piegate bene le ginocchia così sentirete, diciamo, l'allungamento di tutta la muscolatura dietro le cosce. Ok, piano piano ritorniamo su, prendiamo un bel respiro e stop. Abbiamo finito anche per questa settimana. Grazie mille per la partecipazione, fatemi sapere com'è andata, come sempre, e buon weekend a tutti voi. Noi ci rivediamo ovviamente da lunedì alle ore 8. Vi aspetto con il primo appuntamento Soft Gym. E buona relax a tutti e grazie ancora. Ciao!